Buongiorno a tutti, sono Claudio e oggi vi parlerò della riabilitazione in acqua, ovvero l'idrochinesi. Negli ultimi anni la riabilitazione in acqua è diventata sempre più importante, poiché consente di iniziare il recupero attivo con grande anticipo. A rendere così efficace il lavoro in acqua sono alcune sue proprietà fisiche: il galleggiamento, la pressione idrostatica e la temperatura ottimale della piscina, che dovrà essere compresa tra 32 e 34 gradi per ottenere un effetto rilassante su tutta la muscolatura. Queste proprietà fanno in modo che nell'ambiente acquatico si possa avere un incremento della mobilità articolare, un incremento del drenaggio linfatico e la possibilità di svolgere movimenti che al di fuori non sarebbero possibili, soprattutto nella fase iniziale del percorso fisioterapico. Gli esercizi che andremo a vedere oggi saranno per un percorso riabilitativo per protesi di ginocchio. Gli obiettivi del percorso riabilitativo prevederanno un aumento della mobilità articolare, un incremento della forza mirati al miglioramento dell'autonomia nel movimento. La prima cosa da fare sarà effettuare un riscaldamento di tipo globale che poi diventerà più mirato alla nostra articolazione. Tuffiamoci in piscina per andare a vedere come funzioneranno questi esercizi. I primi esercizi che andremo a proporre saranno delle andature di diverso tipo che andranno a mobilizzare oltre al ginocchio le caviglie e le anche. Sarà importante inizialmente impostare la camminata corretta con una rullata che andrà dall'appoggio del tallone alla spinta dell'alluce, per poi passare ai movimenti di flesso e estensione del ginocchio e dell'anca. Queste andature verranno riprodotte sia in avanti che indietro in modo da differenziare l'attivazione muscolare. Nella fase centrale della seduta inseriremo esercizi rivolti al miglioramento della propriocezione, che ci permetteranno di raggiungere con il tempo il movimento ottimale dell'arto inferiore. Nella prima fase del percorso riabilitativo questi esercizi verranno svolti in posizione supina, all'angolo della piscina, in modo da sfruttare la proprietà fisica del galleggiamento ed annullare ancora di più la forza di gravità. Questi esercizi possono comprendere flesso-estensione, abduzione-adduzione e circonduzione delle tre articolazioni principali dell'arto inferiore. Nella fase successiva questi esercizi verranno svolti nella stazione eretta in modo da coinvolgere con maggior carico le articolazioni di anca, caviglia e ginocchio. Utilizzeremo alcuni attrezzi, il primo fra questi è la tavoletta propriocettiva che ci permetterà di muovere le articolazioni in modo segmentario per poi arrivare a un movimento completo dell'arto inferiore. Una volta raggiunta la mobilità articolare ottimale passeremo a una fase di rinforzo muscolare vero e proprio. Per farlo utilizzeremo galleggianti, tavolette e zavorre. Grazie a questi attrezzi riusciremo a riacquistare gli ultimi gradi di mobilità e rinforzare i muscoli quadricipite, bicipite femorale e tricipite surale. L'obiettivo da raggiungere saranno il compimento di movimenti funzionali come l'accosciata o il salire le scale. Arriveremo a proporre anche esercizi di nuotata passando dal dorso allo stile libero. La fase finale la dedicheremo ad esercizi di stretching o mobilità passiva. Per qualsiasi cosa sapete a chi rivolgervi. Physiopoint vi aspetta. Ciao a tutti!